Finché hai paura, non peccherai. Sarà, padre, ma soffro tanto. Sicuro che si soffre, però bisogna confidare. Vi è il timore di Dio e il timore di Giuda. La troppa paura ci fa operare senza l'amore e la troppa confidenza non ci fa considerare e temere il pericolo che dobbiamo superare. L'una deve dare la mano all'altra e andare insieme come due sorelle. Così bisogna sempre fare, poiché se ci accorgiamo di aver paura o di temere troppo, dobbiamo allora ricorrere alla confidenza. Se confidiamo eccessivamente, dobbiamo invece avere un po' di timore, perché l'amore tende all'oggetto amato, ma nell'avanzare è cieco, non vede, ma la santa paura lo illumina. Benvenuti, cari amici, cari fratelli, care sorelle, a questo nuovo Buongiorno con Padre Pio. Oggi avete sentito un raro pensiero tratto da Alberto Del Fante, che ha curato una eccezionale raccolta di pensieri non del tutto pubblicati, dove Padre Pio, lo avete ascoltato, parla di paura e di lacrime. Ecco, noi dobbiamo adesso chiarire bene questi concetti, perché siamo tutti sottoposti ha delle paure e qualche volta anche dai nostri occhi scendono delle lacrime. Però Padre Pio per paura non intendeva assolutamente il terrore di Dio. Sarebbe autocontraddittorio pensare che uno abbia terrore di quel Dio che si chiama papà, paparino, babbo, no? Ma invece piuttosto dobbiamo essere consapevoli che per paura Padre Pio voleva attenzionare, per così dire, il credente affinché stesse un po' lontano dal peccato, ecco, stesse accorto a non dover cadere in quelle fragilità in cui siamo sempre sottoposti. E le lacrime, questo è il secondo importante dettaglio di oggi, e cioè il fatto che se dovessimo piangere, non dobbiamo mai ricordarci nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, dove è scritto «E il Signore asciugherà ogni lacrima». Soltanto che questi due concetti, la paura e le lacrime, presenti in questo messaggio, in questo buongiorno che abbiamo sentito oggi su Tele Padre Pio, sono i due fuochi di un'unica elisse che si chiama il discernimento. Termine molto chiaro a Papa Francesco, deriva dal greco dokimazein, discernere, e che consiste in questa attività che è importantissima per noi, quando soprattutto dobbiamo prendere una decisione. E cioè, si tratta, cos'è il discernimento? È la combinazione tra i valori che sono scritti nel Vangelo e un fatto che ci capita nella vita. Per esempio, a me è capitato di aver conosciuto delle persone che dovevano scegliere tra, nella malattia, o far vivere la mamma che era malata di neoplasia, oppure il bambino in gravidanza che pure era ammalato di neoplasia. Ecco, ma al di là di questo, ci sono qualche volta, di questo esempio, delle situazioni in cui noi dobbiamo prendere una decisione e non sappiamo esattamente come combinare il fatto di dover decidere con i valori cristiani. Lì bisogna chiedere l'aiuto alla Santissima Trinità e in fattispecie alla terza persona, che è lo Spirito Santo, perché ci illumini a discernere, che vorrebbe dire un po' dividere, cioè dividere quel male che comunque è inevitabile e quel maggior bene che si può acquisire. E guardate, nella nostra vita cristiana, nella nostra biografia, non c'è nessun frangente, non c'è nessuna zona d'ombra
in cui noi non dobbiamo esercitare il dono del discernimento. Soltanto che noi cristiani, se lo esercitiamo veramente sotto l'egida, l'egida vuol dire sotto lo scudo dello Spirito Santo, possiamo veramente rendere testimonianza a Dio. San Tommaso diceva che il migliore, Tommaso d'Aquino, il migliore atto di discernimento è quello di fare il bene ed evitare il male. Ma anche Padre Pio, pensiamoci un attimo, quante volte ha dovuto, di fronte a certi casi di coscienza, esercitare il dono del discernimento di fronte a eventi, a tessuti esistenziali che gli venivano presentati rispetto ai valori cristiani, evangelici e biblici che egli comunque doveva annunciare all'interno del sacramento della riconciliazione. Una cosa è certa, se noi ci sforzeremo di discernere, piangendo, cercando di avere quella paura salutare che ci tiene lontano dal male, ma soprattutto sapendo che le nostre lacrime saranno asciugate, allora veramente potremo fare come Padre Pio e diventare vittime predisposte per consolare Gesù. Thank you.